questa partita nella quale abbiamo avuto occasioni nel secondo tempo, potevamo anche vincere. Sì, buongiorno. Prima ricordo che io non parlo molto bene l'italiano. Vabbè. È importante che tu sapere questo. No, io penso che la partita scorsa ha sido molto positiva. Penso che dobbiamo vincere la partita, ma il calcio è così. Io penso che se venerdì possiamo vincere, il punto in Avellino è importante. Sappiamo che manca 39 partite, questo è troppo lungo, ma è molto importante vincere venerdì contro la prossima partita. I tuoi compagni, dopo la partita, alcuni tuoi compagni hanno detto che al di là di come è andato, il rigore sbagliato e le altre occasioni, comunque sostanzialmente il pareggio è stato giusto, sei d'accordo? Sì, tu guarda la partita, no, perché noi giochiamo con un giocatore di più, 20 minuti, dopo facciamo il rigore, dopo due giocate clara, ma l'altro portiere ha parato molto bene, credo che non so come si dice, merecimo vincere, ma come lo hai detto, il calcio è così e dobbiamo sapere che possiamo vincere anche no. Credo che è una partita per noi, penso che è positiva. Come ti sembra il calcio italiano? Sì, è molto diverso. Penso che qui è troppo tattico, più tattico di Argentina. In Argentina anche più fisico, penso che qui è troppo tecnico, è tattico anche. Per me, per i portieri, anche molto diverso. Lo ho detto il primo giorno che il portiere italiano è diverso dell'argentino. Sto imparando tutti i giorni con il mister Rolandi, che grazie a Dio, non so come si dice, che lui è molto esigente e lavora tutti i giorni con me per continuare imparando. E cos'è che ti mancava, che sta imparando, che hai in più? Cioè, cosa sono queste cose che ti mancano? Tutto tecnico, la tecnica è fondamentale, penso che... Ma tra i pali, non so, pure riuscite, no? Che dovevi essere già... Sì, mancava? No, mi mancava, anche mi manca il tuffo, devo migliorare il tuffo, tuffo si dice, no? Tuffo, certo. Il tuffo è... Con i piedi io penso che sto bene anche nella uscita, ma devo continuare imparando tutto, il piede, la uscita, il tuffo, tutto. Per quanto riguarda l'episodio, ci poteva andare da sopra, quel gol, quando hai subito quel tiro da lontano, Varese. Sì, deve essere una palla facile, io ho bisogno di stare concentrato tutta la partita, 93-94 minuti devo stare concentrato, questo non deve volvere a passare, perché nessuna palla è facile per il portiere, ma dobbiamo imparare questa palla, per me è facile. Devo imparare, ma è un errore mio. E dopo questo episodio, subito il mister che ha dato fiducia, dicendo per me lui comunque è il titolare. Come l'hai presa? Bene. Io penso che il mister sta facendo un gran lavoro, con 12 giocatori nuovi, non è facile.
quasi tutta una squadra nuova, dobbiamo tenere pazienza e continuare allenando come lui allena, perché io e tutti i giocatori sentiamo bene. Adesso avete due partite in casa e pochi giorni, una bella occasione, sì. Per parte un po' di legna, diciamo così. Sì, prima dobbiamo giocare con l'Entella, dopo pensiamo in Carpi, prima il venerdì penso che dobbiamo vincere per fare positiva la partita scorsa con Avellino. Com'è il tuo approccio con Spezia come città, come tifosi? Bene. Tifosi è troppo caldo qui, mi piace perché io vengo d'Argentina dove il tifosi è come qua. Penso che per il giocatore è molto importante sentirsi con il tifosi caldo dietro. La città è bella, siamo in estate dove mi dice che è troppo bella, in inverno non lo so perché non è stato.